Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo oggi qui in un episodio molto speciale di Pokémon Fuse Dimension, perché oggi andremo a provare perlomeno di catturare qualche Pokémon leggendario. Però ora mi sono ricordato, prima di andare via giustamente, di dirvi una cosa molto importante. Se non mi sbaglio, ieri mentre registravo ho catturato due Pokémon, giusto? Forse l'ho fatto vedere anche nell'episodio. Questi due Pokémon, guardate gli item che hanno: due Master Ball. E noi che cosa facciamo, ragazzi? Cioè, le lasciamo qui queste due Master Ball? No, ragazzi, a questo punto andiamo a catturare tutti e tre gli uccelli leggendari, ragazzi. Tra l'altro qua c'ho anche questo Shortad che voglio portarmi dietro, così lo livelliamo, ragazzi. Ora, ragazzi, andiamo immediatamente alla centrale elettrica, che, se non mi sbaglio... Allora, noi forse eravamo qui... Qua c'è il Rock Tunnel... E qua c'è la Power Plant, esatto, è proprio qui. Quindi voliamo qui, ragazzi, all the way here. Bene, siamo arrivati qui. Ora, teoricamente, vado un attimo qua al centro Pokémon che mi riprendo uno dei miei Pokémon. Tra l'altro qui c'è uno che dovrebbe darmi qualcosa, la Everstone. Everstone cos'è che serve, ragazzi? Ok, quella che in pratica non fa evolvere i Pokémon, va bene, ma a noi non ci interessa. Ok. Voglio livellare qualche Pokémon nuovo, ragazzi, in modo da prepararmi per la Lega. Come potete vedere, ne ho catturati anche di nuovi off-camera. Semplicemente per il fatto che volevo farmi un giro, magari vedere, poi ovviamente ve li esporrò tutti se li utilizzerò, se no sono catture inutili che non servono a nulla. Purtroppo ragazzi è una sfiga che non trovo mai il Pokémon della natura che voglio, incredibile questa cosa. Comunque vabbè, ci buttiamo nell'acqua signori. Tan, tan, ta, tan, tan. Benissimo, siamo arrivati qui. Bene, siamo arrivati finalmente alla centrale elettrica abbandonata ragazzi, ora... Non metterò il repellente, almeno fino a un certo punto. Cioè, dipende quanto rompono effettivamente le palle. Ok, qua troviamo una Max Potion. Bene, vediamo un po', facciamoci un po' un giretto, ragazzi, vediamo. Allora, come vedete... ma qua si trovano gli Iftom, ragazzi! Qua si trovano gli Iftom! Entra, entra, entra subito, Dio caro! Entra che lo faccio bene stavolta. Cioè, non... Voglio fare un attaccante speciale bello fatto bene. Bene. Abbiamo scoperto che gli Iftom si trovano. Figata. Un altro. Vabbè, almeno so dove devo venire a farmarli, ragazzi. Perché noi dobbiamo arrivare là sopra, dove teoricamente c'è Zapdos, no? Che poi vediamo se effettivamente sarà Zapdos. Però qua che cosa c'è? Thunder. Ottimo. Proviamo un fulmine, ragazzi. Può essere sempre utile. Là c'è un'altra Pokéball. Intanto qua c'è Timkid. Che gli diamo il beneficio del dubbio e gli lanciamo una Pokéball pure a lui. Preso anche questo. Ora di qua abbiamo detto che c'è un'altra Pokéball. Ma questo non è una Pokéball, è bensì un Pokémon ed è Pantgrod. Bene, ora penso invece che metterò i repellenti. Mi sa che qua altri Pokémon non ce ne sono, per cui ho ancora dei repellenti, I mean, perché non usarli, no? Super Repel. Spruzzato, benissimo. Ne ho 6, dovrebbero bastarmi per tutta la run verso Zapdos. Ora facciamoci il giro per di qua perché mi sa che... Ad arrivare da Zapdos è molto più facile di quello che crediamo. Come vedete è lì sopra, abbiamo 3 Master Ball, il che non mi spaventa per niente. Qua troviamo altre Pokéball. Thunderbolt, ok. Penso che siano tutte le mosse di tipo elettro. Dimmi che è Thunder Punch. Elisir. Io vorrei avere Thunder Punch da insegnare al Aerocoso, che ho l'abilità che mi potenzia le mosse che si basano sui pugni, quindi di qua forse, per forza. Ok, andiamo di qua. Ottimo, possiamo passare di qui. E ora... altre Pokémon, ragazzi, qua bisogna prendere tutto. Un altro Pokémon. E questo è Grotner. Ora, di qua invece... Di qua troviamo la Thunderstone, ok. Benissimo, di qua invece... Di qua, di qua, di qua... Cazzo, io mi ricordavo ci fossero tipo gli item nascosti, vabbè. Di qua, di qua... Forse siamo arrivati, raga? Sì, ci siamo arrivati. Ed è Raikou, non è Zapdos, ragazzi. È Raikou, ma che Raikou sarà? Lo prendiamo ora. Benissimo, leggendario, primo leggendario, ragazzi. Eccocelo. Rice, il riso, raga. Se posso non usare le... Hammer Arm. Bene, paralizzato. Vediamo se posso usare le Ultra Ball, ragazzi. Voglio proprio vedere. Facciamo Giga Drain. Qui fa di nuovo Hammer Arm. Dual Chop. Dual Chop. Qui fa terremoto, noi dual chop, continuiamo con i dual chop. Adesso lui ha vita rossa. Raga, proprio se non ce la faccio, lancio la Master Ball. Tanto ce ne ho 3. Al massimo poi
La sfida sarà catturare Mewtwo, no? Mamma mia. Vabbè, ma sapete che vi dico, senza stare a farmi troppi problemi, lanciamo la Master Ball che abbiamo trovato dentro i Pokémon e via. E questa diventa nostra, ragazzi, bene. Non penso che sia barare, ragazzi, perché io ne avevo una, come vi ho fatto vedere, erano dentro i Pokémon, per cui... Bene, invece di qua dove... Di qua non... Ok, di qua basta uscire così e noi ce ne possiamo andare in tranquillità. Bene, 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 bene. Ora che abbiamo catturato il primo leggendario, direi di passare, ragazzi, al secondo. Allora, facciamo velocemente menu e andiamo a farci un bel volo verso una direzione migliore. Allora, io direi che ora possiamo passare come leggendario a... quello che dovrebbe essere Articuno, quindi in questo caso sarà Suicune mischiato a qualcos'altro. Non sappiamo ancora cosa, vediamo che cosa ci aspetta, ragazzi. Allora, direi intanto che io mi sono portato anche tipo qualche Pokémon diverso giusto per livellare. Andiamo a togliere questo item che c'ha qua. Gallazarite. Possiamo Mega Evolvere, ragazzi, adesso. Ok, interessante, ragazzi. Gallazard. Non so se devo farlo evolvere nella versione che dovrebbe essere Gallade, quindi vediamo un po'. Ok, Gallazard, va bene. Boh, gli diamo il condividi esperienza, vediamo che cosa riuscirà a fare questo bel Pokémon. Ora, siamo qua a Fuchsia City perché noi effettivamente dobbiamo andare così all'isola, non possiamo volarci, mi sa. Quindi, ragazzi, cerchiamo di evitare tutti gli allenatori possibili. Bello questo Pokémon, non ci serve, per cui scarica, ciao ciao. Ed eccoci arrivati, ragazzi. Allora, ora entriamo, dovrebbe essere qua dentro, giusto? Sì, boh, penso che sia più o meno uguale, non cambi tanto. Benissimo, allora io direi, ragazzi, qua i Pokémon che ci serve, mi sembra che ci eravamo già passati, li avevamo già presi. Quindi sapete che vi dico, super repellente, voglio farlo abbastanza velocemente. Ora andiamo di qua, ragazzi, dovrò insegnare forza a qualcuno, per forza, anzi, però le Pokéball le prendo magari. Cerchiamo di andare a prendere proprio molto velocemente il Pokémon, troviamo un Revive. Ora, qua dove siamo? Big Pearl, ok, questa si vende, ragazzi. Andiamo verso di qui, scendiamo di qua e ora dovremo poter fare quello che dovremo fare. Allora, ragazzi, se non mi ricordo male, bisogna insegnare forza a un vostro Pokémon. Allora, direi che forza la posso insegnare un attimo a Aeruminable, tanto poi gli rinsegno volo. Ora, andiamo a... spostare questo e poi lo riprenderemo più tardi. Ora cerchiamo di non cadere. Allora, questo qua mi sembra che dobbiamo spostarlo così, vero? Sì, questo si butta giù così, poi fai così, sposti questo qua verso il buco e vai a buttare anche questo qua nel buco. Perfetto, e il lavoro l'avete fatto. E ora, se non mi sbaglio, vi basterà salire di un piano, giusto? Quindi salire di qui, e dovreste avere l'acqua che non è bloccata. Qua tra l'altro c'è una Pokéball, ragazzi. Ice Beam, ottimo, ottimo. Per fortuna che siamo venuti di qua, ragazzi. Forse di qui? Esatto. Ora, teoricamente... l'Articazio dovrebbe essere esattamente lì. Esatto. Bellissimo lui. Andiamo a prenderlo, ragazzi. Andiamo a prenderlo. Non ci avevo messo nemmeno troppo ed era proprio quello che volevo. Come vedete, i due maschi che avete buttato sono qui che bloccano la strada. Quindi ora andiamo di qui. E qua troviamo il Suicazio. Vediamo, ragazzi, che Pokémon ci aspetta. Swistil. Quindi è un tipo acqua acciaio. Più o meno uno stacapras, diciamo, che ci ha creduto di meno. Va bene, dai, cioè, lo accettiamo, ragazzi. Ma io sapete che la Ultra Ball gliela lancio, cioè la Master Ball gliela lancio proprio così. Tanto, ragazzi, le abbiamo trovate. Che facciamo? Entra dentro. Uno, due, tre. Ciao. Secondo cagnolone catturato, ragazzi, benissimo. Ora possiamo tornare da dove siamo venuti. Bene, adesso, ragazzi, andiamo a catturare l'ultimo, ma non il meno importante, ovviamente, che sarà teoricamente quello che dovrebbe essere l'Entei modificato. Ora ci siamo recati a Vermilion City, andiamo alla One Island, cioè l'isola numero 1. Bene, sfido perché tanto sono momenti inutili di video che andrebbero tagliati. E ora andiamo, ragazzi, verso di qui dove potremo utilizzare appunto Surf.
E sarà proprio quello che faremo, ragazzi. Ora, tutto quello che dovete farvi è la stradina fino alla Kinder Road, che è esattamente qui. Ora, come potete vedere, qua ci vuole anche Rock Smash, tra l'altro, che io non ho ottenuto. Ok, ragazzi, io a quanto pare non ce l'ho, però vabbè, non importa perché alla fine non serve per catturare Moltres, non servirebbe in ogni caso. Allora, dobbiamo andare per di qua, ragazzi. Qua non ci sono Pokémon interessanti, quindi vi dico una cosa, mettiamo subito il repellente. Ora, tutto quello che dovete fare è, prima di tutto, io voglio andare a prendermi la Pokéball, quindi andrò di qua. Bene, ero maxi repellente. Ora, purtroppo mi vedono questi allenatori qua, ma me li faccio in velocità. Ora, tutto quello che dovete fare non è andare di qua, ragazzi, bensì dovete andare verso di qua. Ora, fatevi questa bella stradina qui, che purtroppo c'è qualche allenatore, ma non importa. Adesso arrivate al Mount Ember, tiriamo subito il repellente e qui, ragazzi, c'è un po' di stradine da fare. Allora, prima di tutto, prima di farlo più tardi, andiamo a togliere volo come sempre. Fatto. Ok. Ora, cosa che dovete fare? Spostate prima di tutto questa roccia, ragazzi. Spostate anche questa. Ora, qua c'è un allenatore che purtroppo noi dobbiamo fare. Andate verso di qua. Ora, qua non dovete rompere nessuna roccia perché basta andare per di qua, salite, evitate l'allenatore se riuscite. Ok, di qua ci sono Pokéball che le prendo immediatamente. No, a quanto pare no. Ah, devo farmi tutto il giro, no. Bene, abbiamo perso tempo, ma siamo sempre qua. Buttiamo un altro repellente. No, di qua. Aspetta, di qua cosa c'è? Una Pokéball. Dairit, non so che cosa sia, però ce l'abbiamo. Ok, a quanto pare di qua non dovete andare. È vero, perché dovete andare di qua. Oh no! Ottimo. Ora entrate dentro il Mount Ember. La stradina è abbastanza facile, ragazzi, non ha grandissimi intoppi. Io comunque dopo qua ci torno, ragazzi, perché secondo me ci troviamo dei Pokémon di tipo fuoco abbastanza interessanti, secondo me. Quindi, giretto magari ce lo facciamo. Bene, ora saliamo per di qua, prendiamo questa caverna. Prendiamo quest'altra e ora siamo praticamente arrivati quasi a destinazione, ragazzi. Infatti dobbiamo praticamente solo salire qua, come vedete c'è tutto un casino. E ultimo un altro repellente anche se non serve. Saliamo e qua l'unica cosa che dobbiamo fare è spostare i massi, ragazzi. Ora spostiamo questo, spostiamo questo, spostiamo questo, spostiamo questo e spostiamo anche questo. E questo qua, come vedete, è il nostro carissimo Entei. Ora, che tipo di Entei è? Che cos'è? Che cos'è? Voglio vedere che cos'è. È un Entrock. Wow. Figo però. Questo è veramente figo, ragazzi. Sarà tipo fuoco roccia. Quindi, vabbè. In ogni caso, non è che ce ne freghi molto, perché noi gli lanciamo una Master Ball, sappiamo che è nostro, quindi. Perfetto. E anche il terzo leggendario è stato catturato, ragazzi. Benissimo. E ora possiamo andarcene felici e contenti. Benissimo ragazzi, l'episodio dei leggendari si conclude qui. Fatemi sapere nei commenti qual è secondo voi il preferito, qual è appunto quello che dovrei mettere in squadra prima di affrontare la Lega. Nel prossimo episodio andremo ad affrontare il Team Rocket per l'ultima volta, teoricamente nella cava di Mewtwo. Andremo a fare la Lega Pokémon e conseguentemente andremo ad affrontare anche Gary, ma anche prima della Lega Pokémon. Quindi per questo video è tutto, noi ci vediamo al prossimo che sarà uno degli ultimi della serie. Per questo video è tutto, lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video.